Il pubblico di Bari è stato un pubblico assolutamente speciale. Non solo ha riempito la piazza con 110.000 presenze, ma è stato un pubblico ordinato, educato, elegante, partecipativo. Quindi devo dire che in questo senso tornare a Bari per me è davvero un motivo di vanto, un grande pregio per me, un grande onore. Sono molto contenta di tornare dagli amici baresi, quindi tra poco ci Ti rivedremo. aspettiamo. Sì. No, aggiungo che anche da parte nostra delle radio, dove saremo in diretta in maniera costante e anche con una nuova, diciamo, metodologia tecnologica che ci permetterà già dal palco di dare gli split televisivi in radio di quello che avviene nella piazza, io ci tenevo a coinvolgere sul palco Marco Montrone, che è una figura determinante non solo come amico, ma anche come partner in questi anni, in queste edizioni del festival e non solo. E mi piaceva poter chiedere sul palco anche Giorgio Restelli, che ci ha dato una grande mano anche nell'identificare quello che fosse il cast corretto da andare ad inserire in questo evento. Vieni Giorgio, mi fa piacere. Quindi come si può vedere è un lavoro fatto a quattro mani, con le migliori intenzioni possibili e con una condivisione di intenti che hanno più obiettivi. E se posso aggiungere, prima di lasciare la parola a Marco, il supporto delle radio, non soltanto dal punto di vista organizzativo, ma anche nell'avvicinamento all'evento stesso è fondamentale. Il gruppo Radio Mediaset vanta i migliori nomi in assoluto della radiofonia, tra speaker, direttori e collaboratori, e quindi per noi davvero, dalla parte, mi ci metto come conduttrice, avere no, un gruppo importante come il gruppo Radio Mediaset è assolutamente fondamentale nell'avvicinamento per tutta la promozione e per il lavoro che poi viene fatto nei 12 mesi antecedenti l'evento, no? Che è un lavoro capillare, importante, fondamentale, e quindi poi questo è il risultato. Fanno questo evento e addirittura scambiarci delle idee che possano essere a vantaggio di tutti, lo trovo un privilegio, non posso che No, ringraziarti. e allora facciamo così, ci ringraziamo a vicenda perché io ritorno a fare la musica, te l'avevo già detto 3 anni fa, è la musica che un po' in qualche modo è il fil rouge Se ti della mia liberassi un vita, quarto no? d'ora alla settimana, non un giorno, secondo me durante Perché la mente, esatto, ci potremmo la radio, no? fare. Poi anche la radio è stata il mio passato, quindi insomma un po' alla fine è questa la carriera professionale che ritorna, no? Si insegue, quindi sono molto felice ovviamente perché insomma la musica è davvero stata per anni il mio pane, Giorgio lo sa molto bene, ma anche Scheri. E quindi ritorno, no? Ritorno alla musica. Ritorno nel mondo delle radio che conosco da vicino, quindi insomma davvero ritorno a Bari quest'anno con sì, un cast ben fatto, un cast ben amalgamato, che come dicevo prima, secondo me davvero raggiungerà un po' tutti i gusti. Quindi a questo punto tocca lavorare, tocca andare. Il grosso è stato fatto, ma Sì. insomma quello più importante è da fare. Sì, devo dire che abbiamo avuto anche dei partner che ci hanno dato una mano, ricordo all'Italia che ci mette a disposizione un charter dove possiamo imbarcare tutti gli artisti, oltre ai nostri talent e la struttura, il giorno 30 per avere anche un momento di comunione, di condivisione, quindi una cosa carina. Ringrazio Maria De Filippi, l'hanno già fatto precedentemente Giancarlo e Giorgio, che ovviamente non solo diciamo, ci ha dato la possibilità con R101 di essere radio ufficiale, ma si è messa a disposizione per darci il cast di amici all'interno di questa serata, che non era assolutamente scontato. Insomma, mi sembra che i presupposti ci siano tutti. L'ultimo ringraziamento, o il primo, va ai direttori delle nostre radio, che sono la mia forza, perché di fatto sono il motore pulsante di quella che è la nostra attività e di quello che è il nostro successo senza spot nel nostro mondo, che tiene conto di tutto. Ringrazio il team, ringrazio Tiziana Baudo che mi ha dato una grande mano sulla parte del cast, il marketing e l'azienda in toto. Ma Paolo, scusa, interrompo perché i giornalisti vogliono sapere della sorpresa. E la sorpresa, ragazzi, niente, rifacciamo una conferenza stampa il 30, vediamo Sorpresa, chi ma c'è. quando l'annunceremo la sorpresa? L'annunceremo Insomma, il giorno diciamo perché. 30. Ecco, È stata perfetto. una richiesta specifica, crediamo che si stia parlando di un talent di caratura notevole, quindi senza togliere nulla agli altri, ma anche rispetto alle esigenze che ha lo stesso all'interno di un tour importante che sta facendo, di rispettare le dinamiche, lo comunicheremo il giorno prima, però vi Diamo assicuro l'iniziale che però sì. del nome, diamo l'iniziale, no, sto E scherzando. venne eliminato dal palco. No, no, sto scherzando, però sì, sicuramente sarà l'ennesimo valore aggiunto, Sì, no? assolutamente. Aprirà proprio la La serata serata. perché sarà il punto di partenza del Capodanno.